Ciao, ciao suocera, ciao a tutte. Allora, io oggi vi voglio parlare degli aumenti. Degli aumenti che ci sono nell'uncinetto. Allora, sicuramente le esperte sapranno già di cosa parlo. Mentre le signore, signorine, ragazze, bambine che stanno imparando avranno un po' di difficoltà a capire la questione degli aumenti all'uncinetto. Allora, gli aumenti secondo me sono da dividere in due gruppi. Ci sono gli aumenti in tondo con lavorazione a spirale in punto basso, come leggete. Che ho scritto. Poi ci sono gli aumenti in lavorazione a spirale. Se leggete, l'ho scritto, eccolo lì, a spirale piatta, cioè il cerchio quasi perfetto, sempre col punto basso. Poi ci sono gli aumenti che magari sono più semplici, ma secondo me una volta che imparate comunque il meccanismo, poi gli aumenti vedrete che sono la cosa più facile del mondo. Con gli altri punti che sono punto mezzo alto, alto, altissimo e così via, che però sono differenziati dalla chiusura del giro, ma ne parliamo dopo. Allora, innanzitutto io vi voglio dire che bisogna comunque sapere interpretare uno schema, perché comunque l'aumento del punto basso in uno schema è, ve lo faccio vedere in uno schema di un giornale, è segnalato con la V con la crocetta in mezzo, che è questa qua. Questo, 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 questo. E quindi quando trovate questo segno sapete che è l'aumento di un punto basso, mentre nel caso del punto alto è proprio segnalato normalmente il punto alto ed è unito a un altro punto alto, niente di più semplice. Io ho scritto comunque una, diciamo, una tabella con la teoria, perché comunque quando uno studia una tecnica o comunque anche a scuola quando studiano prendono appunti e io ho diciamo scritto gli appunti per voi. Comunque metterò la foto sulla mia pagina Facebook, vi lascio il link e quindi avrete tutto scritto anche voi. Dicevo, allora io ho scritto una prima regoletta, allontano un po' così si vede tutto il foglio. Ok, una prima regoletta che si parte sempre o quasi con l'anello magico, parliamo di punto basso, che contiene un certo numero di punti. Una seconda regoletta si chiudono a cerchio un tot di catenelle. Mancava Birillo, Birillo, eccolo qua, e vai, Birillo ci mancavi. E quindi questo vale per il primo giro di tutte le volte che voi volete iniziare a fare un lavoro in tondo e volete aumentare. Quindi si parte sempre con l'anello magico. E dentro l'anello magico si racchiudono un certo numero di punti. Oppure che ne so, si fanno 5, 6, 7, 8 catenelle, si chiudono a cerchio con un punto bassissimo e dentro questo cerchiolino comunque si fanno dei punti bassi. Poi c'è scritto: dal secondo giro iniziano gli aumenti. Bene, bene. Allora, secondo giro abbiamo numero di punti doppio del primo giro, quindi nel primo giro e nell'anello magico
Se mettiamo 6 punti, nel secondo giro ne avremo 12, se ne mettiamo 8 ne avremo 16, se ne mettiamo 10 ne avremo 20, se ne mettiamo, che ne so io, 14 ne avremo 28 e così via. Non potete mai sbagliarvi perché il secondo giro si aumenta praticamente il doppio dei punti. Quindi questo è proprio una cosa che non potete sbagliare, ma credo che non potrete sbagliare nemmeno gli altri giri perché la sequenza degli aumenti è talmente semplice che cioè, lo capiscono anche i bambini delle elementari, secondo me. Allora, poi ho scritto terzo giro, un punto, quindi lavorando a spirale sapete che comunque il giro non si chiude e quindi si usano comunque i segnagiro, il mio segnagiro moderno è una spilla da baglia. Birillo, birillo, piantala lì. È una spilla da baglia, molto bene. Io non ho comprato i segnagiri moderni perché ho le spillette da baglia, quelle che si prendono nelle etichette degli indumenti nuovi e quindi le tengo tutte. E dunque si usano questi, l'importante è segnare con il segnagiri il primo punto del giro, così lavorando a spirale comunque si capisce dove finisce il giro. Quindi abbiamo un terzo giro con un punto e un aumento. Scusate che chiudo la porta. Aina moment, please. E sono internazionale. Ecco chiuso la porta. Allora, siamo arrivati al quarto giro dove si fanno due punti e un aumento. Quindi si va con questa sequenza. Quinto giro, tre punti e un aumento. Sesto giro, 4 punti e un aumento, settimo giro, 5 punti e un aumento e si può andare con questa sequenza all'infinito, cioè potete comunque aumentare e far diventare la vostra lavorazione a spirale grande come più vi serve o vi piace comunque. Però io adesso passerei alla fase pratica e quindi prendo una lana, così la vedete bene, e l'uncinetto, eccoci qua, e passerei alla pratica. Quindi ho detto che si comincia sempre con l'anello magico. Adesso, dopo inizio con l'anello magico, ho anche scritto che si può iniziare con 4, 5, 6 catenelle, dipende. Dipende da cosa dice anche lo schema a volte, perché alcuni schemi mettono le catenelle, altri mettono l'anello magico. Quindi io vi faccio vedere sia uno che l'altro. Allora, se iniziamo con le catenelle, facciamo una, due, tre, quattro, 5 catenelle, anzi facciamone 6. Chiudiamo con un punto bassissimo nella prima catenella. Così e quindi otteniamo questo cerchiolino, questo che funge da anello magico. Ok? E poi dentro si passa, facciamo una catenella e dentro si lavorano tutti i punti bassi, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Adesso invece però vi faccio vedere con l'anello magico che è quello che si usa di più. Allora, ripartiamo con l'anello magico. E facciamo 6 catenelle. Oh, scusate, no. Facciamo
una catenella, chissà perché avevo in mente 6 catenelle, non si sa, e qua dentro questo cerchio facciamo 6 punti bassi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora dobbiamo chiudere questo anello e quindi andiamo a chiuderlo. Così. Scusate. Ecco, dicevo, chiuso l'anello, siccome dobbiamo fare la lavorazione a spirale, non chiudiamo il giro. Allora, io so che adesso ho fatto 6 punti bassi. Quindi, non chiudendo il giro, ma dovendo fare il secondo giro, che sono gli aumenti, punto nel punto basso che trovo subito dopo qua e inizio con gli aumenti. Non metto subito il contagiri perché devo dire che all'inizio è un po' scomodo perché metti, togli, metti, togli. Allora, quindi so che ho 6 punti bassi e faccio in pratica 6 aumenti. Quindi alla fine dovrò avere 12 punti bassi, 2 per ogni punto basso. Quindi adesso conto fino a 12, 1, ricordandomi che ne devo fare 2 per ogni punto, 2, sono al secondo punto, quindi 11 e 12. Allora, io so sicuramente che questa è la fine del primo giro perché sono arrivata a contare 12 punti. Naturalmente dovete anche un po' fare attenzione a fare 2 punti per ogni punto sottostante. Adesso devo fare un punto e un aumento. Allora, io so che questo successivo è il primo punto del terzo giro, quindi faccio un punto, ok. Adesso metto il contagiri perché comunque il mio cerchiolino si sta allargando. Metto il mio contagiri qua proprio nel primo punto. E per tutto il giro faccio un punto e un aumento. Quindi un punto e nel punto successivo ne faccio due nello stesso punto. Quindi poi vado avanti, faccio un punto. E un aumento. Perché non metti a fuoco? Scusate, ecco. Quindi un aumento. Ok, poi faccio un punto. E questa telecamera mi fa arrabbiare oggi, ma proprio oggi, non hai un altro giorno? Un attimo, proviamo così. Ok, allora ho fatto un punto e devo fare
un aumento. Poi un punto un aumento. Un punto e un aumento. Poi un punto e dobbiamo finire con un aumento perché qua abbiamo iniziato col punto che ho segnato col segnagiri. Quindi faccio ancora il mio aumento e siamo arrivati alla fine del quarto giro. Adesso mi lavoro il primo punto. Adesso devo fare 2 punti e un aumento. Quindi faccio il mio punto con la spilla da paglia se riesco. Sì. Ok, e il secondo punto perché devo fare 2 punti e un aumento. Tolgo la spilla da paglia e la inserisco. Ecco, mi sono persa tutto. E devo disfare per levare la spilla da paglia. Sì, molto bene. Allora, il bello della diretta. Ok, allora ho disfatto il mio aumento. Quindi qua devo fare l'aumento ed era alla fine del quarto giro. Qua inizia il quinto giro, quindi faccio un punto, 2 punti, rimetto il mio segnagiri. Ok, e adesso per tutto il giro faccio 2 punti e 2 aumenti, quindi ho già fatto 2 punti, adesso faccio un aumento. Cosa ho detto? 2 punti e 2 aumenti? No, ho sbagliato. 2 punti e un aumento. E ci si può anche confondere, eh? Anche le migliori ogni tanto si confondono. Molto bene, adesso io faccio 2 punti e un aumento e arrivo fino qua, alla spilla da paglia. E poi ci rivediamo. Ok. Allora, io ho finito il quinto giro, adesso non mi frega più e tolgo la spilla da paglia. Adesso bisogna fare 3 punti e un aumento. Quindi, adesso lavoro il primo e me lo segno subito. È perché almeno sono sicura che è segnato e non mi posso sbagliare. Poi faccio altri 2 punti di seguito e in tutto sono 3. E adesso faccio il mio aumento. Eccolo qua. E procedete così per tutto il giro. Io adesso non vi faccio vedere giro per giro, vado un po' avanti e poi vi faccio vedere. Un'altra cosa, se state lavorando giusto, dovrete sempre finire con nell'ultimo punto del giro con un aumento, se no vuol dire che qualcosa non va. Quindi vi ho precisato questa cosa perché è utile. Io ho fatto non so bene quanti giri, mi sembra 7, sì, e ho
ho fatto 5 aumenti e scusate, 5 punti bassi e un aumento. E come potete vedere, la lavorazione non è proprio tonda ed è un po' esagonale. Adesso, per ovviare a questo, diciamo, problema, perché se dovete fare, diciamo, degli amigurumi, si nota poi poco alla fine, perché quando poi la lavorazione inizia diciamo, a diventare in 3D, si nota poi veramente poco. Mentre se dovete fare una lavorazione piatta, diciamo che la lavorazione non è tonda, ma è esagonale e quindi rimane un po' bruttina se dovete fare proprio qualcosa di rotondo. Quindi qui entra in gioco il secondo, diciamo, la seconda opzione per fare gli aumenti che si devono fare sfalsati. Quindi adesso rifacciamo tutto, taglio il filo, se trovo le forbici, sì, taglio, chiudo la lavorazione qua. Naturalmente con gli aumenti potete andare avanti all'infinito e dipende da cosa dovete fare, no? Allora chiudo il lavoro e lo metto da parte. E iniziamo con la seconda lavorazione e gli aumenti sfalsati. Ora, fino al terzo giro, guardate la tabella, ecco, fino al terzo giro, dove dice un punto e un aumento, facciamo tutto come dice la tabella. Quindi io arrivo fino lì, quindi faccio 6 punti bassi nell'anello magico, poi nel secondo giro ne faccio 12 e nel terzo giro faccio un punto e un aumento e mi fermo e poi ci rivediamo. Allora, io ho fatto un punto e un aumento come dice qua nel terzo giro e rispetto alla prima, diciamo, al primo modello di aumenti. Nel secondo modello di aumenti andiamo a vedere e nel quarto giro ci dice un aumento e 2 punti. Quindi adesso levo la mia spilla da paglia, faccio il mio aumento. Quindi ho finito con un aumento e riparto con un aumento. Quindi faccio 2 punti nello stesso punto sottostante. Quindi un aumento, rimetto la spilla da paglia per segnare il giro e faccio 2 punti di seguito, uno e 2. Un aumento e proseguite fino alla fine del giro. Ok, finito il quarto giro, dobbiamo finire con 2 punti. Adesso, per alternare, visto che prima abbiamo iniziato con l'aumento, iniziamo con 3 punti e facciamo 3 punti e un aumento, 3 punti e un aumento e proseguite così per un po' di giri. Lo faccio anche io, così alla fine vediamo se è proprio più rotondo come metodo di aumenti, se il lavoro rimane più rotondo. Ok, io sono arrivata a fare 5 punti e un aumento ed è la stessa grandezza che ho fatto nel primo caso e vedete che si vede proprio la differenza. Questo è molto più rotondo e questo è molto più esagonale. Quindi, in base al lavoro che dovrete fare, deciderete voi quale tipo di aumento scegliere. Allora, se ad esempio volete fare degli aumenti in un lavoro dove dovrete lasciare un buco qua al centro,
Non è che il metodo di aumento cambia e neanche la sequenza, quindi avremo sempre un primo giro con un numero di catenelle in cui lavoriamo punti alti, bassi, mezzi alti, come volete, e il secondo giro sarà sempre il doppio dei punti del primo giro e così via, però ve lo faccio vedere così almeno lo facciamo insieme. Allora, prima di farvi vedere la lavorazione col buco al centro, preferisco partire da questa normale senza buco e ho fatto il cerchio magico con 15 punti mezzi alti all'interno. Quindi adesso dobbiamo fare il secondo giro con gli aumenti. Quindi parto con 2 catenelle e in teoria qua dovrei fare dove ci sono le 2 catenelle. Un punto mezzo basso perché devo fare l'aumento. Invece lo faremo poi da questa parte di qua a sinistra delle catenelle e non a destra perché il lavoro tira di meno. Quindi io adesso procedo e passo nel punto seguente a fare l'aumento e faccio tutto il giro di aumenti e arrivo fino lì. Ok, io ho fatto tutto il giro e fino qua ho 29 punti mezzi alti, quindi vado a fare il trentesimo dalla parte sinistra delle catenelle, quindi punto l'uncinetto qua, faccio il mio punto mezzo alto e chiudo con il punto bassissimo e qua abbiamo il nostro aumento, giro di aumenti. Poi questo in pratica il punto dalla parte sinistra delle catenelle si fa solo se abbiamo un aumento all'inizio del giro, almeno io mi trovo bene così. Poi fate voi, insomma, io è questo che vi consiglio. Poi ognuno lavora come più si trova bene. Allora, questa è una lavorazione lasciando il buco al centro che si usa soprattutto per fare i colletti dei vestitini, i colletti proprio, oppure se volete fare una collana tutta lavorata e quindi bisogna partire dalle catenelle per poi aumentare. Però l'unico consiglio che vi do è che se dovete lavorare, che ne so io, con un 4, dovete fare le catenelle almeno con un uncinetto 4 e mezzo o anche 5, perché sennò poi il lavoro vi tira. Quindi io adesso ho preso il 4 e mezzo, come vedete, e poi passerò a lavorare col 4. Adesso per farvi un esempio facciamo 10 catenelle, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Chiudiamo a cerchio, anzi facciamone almeno 15 perché sennò il cerchio è troppo piccolo. 11, 12, 13, 14 e 15. Naturalmente nei colletti o nelle collane saranno, che ne so, 60 punti, 50 e così via. Allora, chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella e cambio uncinetto e lavoro con il numero 4 e lavoriamo con dei mezzi punti alti, quindi facciamo una, due catenelle e in ogni catenella seguente facciamo delle maglie mezze alte, quindi le due catenelle sostituiscono il primo punto, quindi ne ho già fatti due. C'è qualcosa che non va. Sì, no, e 3
Scusate, ogni tanto mi perdo anche io. 4. E fate tutto il giro. Ok, io ho fatto 15 punti mezzi alti. Adesso dobbiamo iniziare con gli aumenti, quindi il secondo giro è il doppio dei punti del primo, quindi ne ho 15 e saranno 30. Quindi facciamo 2 catenelle nello stesso spazio delle 2 catenelle, non facciamo l'aumento perché lo faremo alla fine nello stesso punto perché rimane meglio. Quindi dal punto seguente invece facciamo 2 maglie mezze alte per ogni punto. Ok. E proseguite così per tutto il giro. Ok, fino qua ho 29 punti. Adesso il trentesimo lo facciamo nello spazio delle catenelle, perché così il lavoro risulta più morbido. E poi chiudiamo con una maglia bassissima e vedete che abbiamo il buco in mezzo che non tira e la lavorazione che si sta allargando e diventa piatta. Adesso non fate altro che seguire quello che ho scritto prima. Quindi farete un punto e un aumento nel terzo giro. 2 punti e un aumento nel quarto giro e così via, e potete allargare il lavoro finché volete. Adesso un'altra cosa: se invece del buco io parto dalle catenelle e ve lo faccio vedere in diretta, parto dalle catenelle ma senza chiuderle, la cosa diciamo che non cambia, avrete la lavorazione circolare ma aperta, perché se partite da un colletto e volete comunque lasciare l'apertura per dei bottoni, bisogna lasciarla aperta, ma gli aumenti non cambiano. Quindi facciamo di nuovo 15 catenelle con l'uncinetto più grosso. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Poi decidete se volete fare punti bassi, mezzi alti o alti. E noi facciamo di nuovo punti mezzi alti, quindi aggiungiamo 2 catenelle per girare, una e due, e nella terza catenella facciamo il nostro primo punto mezzo alto e fatene altri ad arrivare fino alla fine. Allora, ho fatto 15 maglie mezze alte. E vedete che la lavorazione per il momento è dritta. Adesso ho fatto anche 2 catenelle per girare. Allora vado a fare adesso 2 punti mezzi alti per ogni maglia sottostante, perché devo poi avere alla fine 30 maglie mezze alte. E quindi lavoro anche il primissimo punto e fate poi 2 punti mezzi alti per ogni maglia e poi vi faccio vedere la fine. Ok, io ho finito e come per magia le maglie non sono più dritte, ma sono circolari. Yufu! Quindi qua verrebbe un cerchio chiuso,
mentre noi lo vogliamo aperto e quindi procederemo poi con gli aumenti. Abbiamo fatto il doppio del numero dei punti, quindi poi qua andiamo a fare un punto, un aumento, un punto, un aumento, poi nel prossimo giro 2 punti, 2 aumenti. In questo caso verranno gli aumenti sfalsati perché è una lavorazione piatta e quindi dovete sempre decidere prima, insomma, di fare il lavoro. Insomma, se non fate degli amigurumi e fate delle lavorazioni piatte, gli aumenti devono essere sempre sfalsati. Bene, io spero che questo video sia utile alle principianti, ma anche che serva per un ripasso per diciamo le esperte di uncinetto e quindi vi dico che ci sarà un altro video sugli aumenti a semicerchio e ho preferito dividere i due argomenti. Questa è la lavorazione in tondo e nell'altro video ci saranno gli aumenti nel semicerchio perché ci sono un po' di cose che devo dirvi. E quindi continuate a seguirmi perché ci saranno tanti tutorial da cui dovrete guardare gli aumenti di questo video e quindi vi saluto. Ciao, ciao suocera, ciao, a presto. Ciao! Anche mia figlia vi saluta.